Mister Giuliano Fondati, il Corridonia porta a casa 3 punti che vi permettono di salire a quota 13 in classifica. Una partita sbloccata sul finire del primo tempo. Siete stati bravi a capitalizzare in rete sugli sviluppi di un corner e diciamo non era facile perché comunque l'Aurora in quella fase stava chiudendo bene gli spazi. Sì, una vittoria. Avevo chiesto ai ragazzi di ritrovare equilibrio dopo il bruttissimo primo tempo di Marina Palmense, dove abbiamo subito 3 gol, e di insomma cercare di prendere, ecco, una strada dove riuscire un attimino a fare in maniera sicuramente migliore le due fasi. È stato un primo tempo abbastanza equilibrato, ma me l'aspettavo che fosse una partita giocata molto a centrocampo. Poi ecco, su questa palla inattiva siamo riusciti a sbloccarla e siamo nel secondo tempo. Non mi è piaciuto il secondo tempo, non mi è piaciuto perché ci siamo abbassati molto. Siamo stati un po' in difficoltà, anche se poi di palle gol su azioni non ne abbiamo concesse, però quando ti abbassi, gioco forza, vengono fuori calcio d'angolo, vengono fuori punizioni e su queste in più di un'occasione abbiamo rischiato il pari. Ecco, questo, come dicevamo poco fa, è un campionato molto livellato, una classifica corta, si può vincere e perdere con tutti, ma questi 3 punti, ecco, oggi vi proiettano lontani dalla zona calda e sicuramente sono importanti per ripartire. Sì, però sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che la classifica, ecco, va vista perché si gioca per quello, però veramente questo è. Se tu vedi che insomma le prime in classifica sono sotto di 7-8 punti rispetto alle partite giocate, questo difficilmente capita. Anche sotto ovviamente c'è una grossa spinta, vedi anche i risultati di oggi, quindi c'è assolutamente da stare sul pezzo, allenarsi benissimo e per questo oggi faccio un plauso ai miei ragazzi perché ecco, soprattutto nel secondo tempo dove non sono riusciti con la tecnica sono riusciti con la voglia e il cuore a portare via questi 3 punti. Ecco, per te che sei stato tanti anni sia allenatore che giocatore dell'Aurora, che emozione è ogni qualvolta che si presenta una sfida contro il tuo passato No, recente? vabbè, sull'Aurora, per me quando parli di Aurora parli di famiglia e sempre sarà questo. Per oggi ovviamente sono su questa sponda e quindi i complimenti sono per tutti per i miei ragazzi, però di là ovviamente sono certo che questo momento sia passeggero e ovviamente auguro all'Aurora di tirarsi fuori il prima possibile da questa situazione. Grazie mille, mister. Grazie a voi. Siamo con Cornero, l'attaccante del Corridonia che oggi ha deciso l'incontro. Sei stato molto bravo sugli sviluppi di un corner in mischia a depositare in rete. Una partita difficile per il Corridonia che però comunque porta a casa 3 punti. Per fortuna siamo contenti perché abbiamo fatto un bel risultato, era importante per cominciare di nuovo. Comunque siamo ancora per vedere se possiamo fare di più a quello che possiamo fare nell'obiettivo. La vostra, ecco, è una squadra che in queste prime partite ha avuto degli alti e bassi, però la vittoria di oggi può sicuramente rimettervi in carreggiata e tenervi lontano dalla zona calda della classifica. Sì, certo, quello sicuramente a livello psicologico è buono, però dai, è importante perché quelle 2 partite che abbiamo fatto prima di questa sconfitta della settimana scorsa ha aiutato a far vedere ai ragazzi che possiamo fare di più. Bene, grazie mille. Prego.